Buongiorno e benvenuti a questa terza edizione di 5G Italy, una terza edizione a cui abbiamo dato un nome molto particolare, 5G e Recovery Fund. Abbiamo degli importanti colleghi che collaboreranno anche dall'estero e anche da altre città italiane, ai quali è un po' difficile chiedere di venire a Roma per parlare 10 minuti, ma che intervenendo online possono farlo con più comodità, e quindi ampliamo la platea dei relatori. Allo stesso modo ci ha consentito l'abitudine a fare questi convegni online di ampliare la platea degli ascoltatori, perché per darvi dei numeri noi l'anno scorso siamo stati limitati dalla capacità dell'aula che ci è stata concessa dal CNR, che erano circa 300 persone. Quest'anno, che non abbiamo questo limite fisico, abbiamo superato le 2000 registrazioni e stanno ancora aumentando, mi dicono. Qual è il suo giudizio sul 5G Italy? Forse l'appuntamento in assoluto più importante che si tiene in Italia. Sono grato all'organizzazione e a come si riescano a presentare delle tematiche anche complesse in maniera molto, molto semplice. Di riferimento per tutti, operatori, vendor e in generale il mondo delle telecomunicazioni. In Italia abbiamo bisogno di luoghi dove si dibatta del futuro e dove si dibatta delle politiche più efficienti per accompagnare il paese verso il progresso. Far sì che la tecnologia venga sviluppata ma poi anche utilizzata nel modo giusto, bisogna sempre avere un consenso e mettere intorno allo stesso tavolo diversi attori. È eccezionale, perché altrimenti non sarei qui, non saremmo come azienda Win3 a testimoniare l'importanza di questo evento. Proposta che facciamo, che è una proposta in fieri naturalmente, che è aperta al contributo di tutti gli attori del settore, che si chiama Centro TLC Italia, è un nome provvisorio, solamente un placeholder di proposta. Quindi questo centro nazionale si dovrebbe impegnare sulle reti a larga banda, sulla nuova internet che è in via di progettazione, su IoT, su Edge Cloud, su 5G e su 6G su cui stiamo lavorando. Questo convegno credo che abbia esplorato, dato suggerimenti, opportunità di riflessione veramente a campi molto diversi, con un aspetto di integrazione dei saperi che sarà sempre più necessario e sempre più importante.